Beh, avverse condizioni meteorologiche costringono a rinviare la prima delle tre sfilate in programma per questa quinta edizione del Carnevale Trapanese e quindi, anziché nel pomeriggio di oggi 23 febbraio, è rinviata a data da destinarsi questa prima sfilata. Cenzio Fisciello, organizzatore dell'evento, una decisione che avete preso tutti gli organizzatori. Sì, assolutamente. Ieri sera il comitato organizzativo e assieme a alcuni rappresentanti dei gruppi dei carri abbiamo fatto una riunione d'urgenza per valutare quelle che erano le condizioni meteo previste e come si vede effettivamente il freddo è esagerato e il vento lo stesso, poi sì, nel pomeriggio è il vento che potrebbe creare dei problemi per l'incolumità sia dei sfilanti sia degli spettatori, quindi è stato giusto posticipare questa data che molto probabilmente verrà fatta venerdì, ma di questo daremo dei ragguagli nelle giornate future per dare sia la conferma sia l'ora di partenza in modo da poter fare sempre le tre giornate previste, in quanto il 3 e il 5, domenica 3 e martedì 5 sono confermati, ma non dimenticare sempre il 2 e il 4 che ci sono le sfilate delle reginette che sono state fatte da Alex Portuese e i cavalieri mascherati con i cavalli frisoni andalusi e poi abbiamo il sabato il concerto degli Eufonia e il lunedì dei Cubanitos, quindi diciamo che andremo a fare 5 giorni molto intensi per un grande carnevale alcamese.